Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Lo zucchero non abita più qui. Zucchero Zero, i gustosi biscotti Giampaoli senza zucchero. Giampaoli, 100 anni di nuove dolcezze. Buonasera da ETG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale come di consueto in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. Sono ore di angoscia a Morro d'Alba, ma sono state sospese attorno alle 18 a causa di buio e pioggia le ricerche di Francesca Santoni, la ragazza 26enne scomparsa la notte scorsa nelle campagne tra San Marcello e Morro d'Alba. Resta un presidio dei vigili del fuoco al quartier generale installato nel parcheggio adiacente al cimitero di San Marcello. Le ricerche riprenderanno domani mattina tra le 7 e le 7.30. Francesca è nata a Bologna ma risiede a Morro d'Alba, nubile, operaia in una ditta della zona. Al momento della scomparsa indossava una camicetta color prugna, stivaletti neri, un giaccone impermeabile color viola e pantaloni neri, occhiali da vista ed un caschetto biondo. La ragazza sembra soffrire. I familiari questa mattina hanno presentato una denuncia ai carabinieri che hanno fatto dunque scattare le ricerche coinvolgendo i vigili del fuoco, protezione civile e il 118. Sentito anche il fidanzato, apparso preoccupatissimo, del tutto estraneo alla scomparsa della giovane, l'ipotesi più accreditata al momento è quella di un allontanamento volontario. Ancora cronaca, il vento forte dalla tarda serata di ieri ha colpito le Marche ed in particolare la città di Fabriano. I vigili del fuoco sono dovuti infatti intervenire ieri sera intorno alle 21 al Palasport cittadino per rimuovere circa 50 metri quadrati di copertura che si erano staccati volando a terra, per fortuna senza colpire persone o auto in sosta. Numerosi interventi nella notte per insegni luminosi o segnali divelti, luminarie volate via, rami caduti in strada, abbattuto anche il grande albero di Natale in Piazza della Repubblica. Soldatessa vittima di prevaricazioni sessuali ad Ascoli nella caserma di Salvatore Parolisi. Una militare accusa un caporale istruttore in forza alla Clementi di Ascoli Piceno nel 2010. Mi ha buttata a terra, poi mi ha costretta a simulare un rapporto orale con un lupo di peluche, mascotte del plotone. Questo si legge nel verbale con cui la procura di Ascoli ha chiesto il processo del caporal maggiore Campano. Forse erano proprio questi i segreti che Melania Rea minacciava di rivelare per vendicarsi di Salvatore Parolisi, che proprio per impedirle di parlare l'avrebbe uccisa. Parolisi sta scontando, lo ricordiamo, nel carcere di Teramo la pena di 30 anni proprio per l'uccisione della moglie Melania Rea. Lutto nel mondo della chiesa marchigiana, è morto infatti nella sua abitazione di Candia ad Ancona dopo un periodo di malattia Don Celso Battaglini. Aveva quasi 78 anni, tra i suoi molteplici impegni quello di cappellano del carcere di Montacuto, insegnante di storia al liceo Cappuccini, direttore del quindicinale diocesano Presenza. Nel 2011 il comune di Ancona gli aveva conferito l'attestato di benemerenza con medaglia d'argento. I funerali celebrati da Monsignor Edoardo Minichelli si svolgeranno martedì 7 gennaio nella cattedrale di San Ciriaco di Ancona. Parliamo di salute e di sanità. Al via nelle Marche lo studio su SISSVAI e sclerosi multipla effettuato con successo il primo intervento presso l'ospedale di Macerata. Tale sperimentazione, che sta interessando diversi centri in Italia, nelle Marche sarà condotta su 30 pazienti. Nuovi metodi di cura per SISSVAI e sclerosi multipla nelle Marche, effettuato il primo intervento presso l'ospedale di Macerata. Lo studio, organizzato dall'ASUR Marche, fortemente voluto dalla Fondazione Carima, è finalizzato a valutare l'efficacia e la sicurezza dell'angioplastica dilatativa delle principali vene cerebrali extracraniche in corso di insufficienza venosa cronica cerebrospinale associata alla sclerosi multipla, che si inserisce nell'ambito del progetto Brave Dreams, nato per dare una risposta concreta alla comunità scientifica internazionale e alle richieste dei malati, promosso dall'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara e guidato dal professor Zamboni, che noi di ETV abbiamo intervistato per capire la rilevanza e l'innovazione del progetto.
Tale sperimentazione, che sta interessando diversi centri in Italia per un totale di circa 500 pazienti, è entrata nel vivo anche nella nostra regione, dove sarà condotta su 30 pazienti. Il primo intervento di disostruzione, avvenuto lo scorso 31 dicembre, è stato portato a termine con successo dal dottor Alborino nel reparto di radiologia del nosocomio di Macerata, dopo la selezione clinico-diagnostica effettuata presso la clinica neurologica dell'Università di Ancona e l'unità operativa dell'ospedale di Civitanova Marche di radiologia. La ricerca, che durerà almeno un anno, potrebbe diventare un punto di riferimento per ciò che riguarda la possibilità di cura di una patologia tanto invalidante quanto diffusa come appunto la sclerosi multipla, qualora confermasse i risultati attesi. Ci fermiamo ora per una piccola pausa, tra pochissimo la seconda parte di ETG Marche. Un caro saluto da Francesco di Salutein. Pensate all'importanza di un letto, dove passiamo tanto tempo della nostra vita, oppure queste poltrone che ci aiutano per il nostro benessere. Per funzionare bene dovranno essere personalizzate. Per questo vi invito nel mio negozio Salutein di Ancona per farvi toccare e provare la qualità e la funzionalità dei nostri prodotti, anche dopo l'acquisto, con l'assistenza tecnica diretta. Da oggi diamo più importanza ai nostri soldi. Diamo importanza alle cose importanti. Vi aspetto dunque da Salutein ad Ancona, in via Alcide De Gasperi 16, zona stazione. Ciao. Da Menghi Fallimenti a Montecosa Roscalo trovi tutto a prezzi da stop. Questo mese cucina 3 metri completa di forno, piano cottura, cappa, frigorifero e lavello a 890 euro. Divani in pelle a partire da 250 euro. E tante idee per il tuo Natale. Menghi Fallimenti, a Montecosa Roscalo, a 200 metri, uscita superstrada. Aperto anche la domenica pomeriggio. Venite a trovare! Stai cercando le offerte migliori per la tua vacanza? Ma allora stai cercando Criluma. Chi? Criluma, la nuova agenzia viaggi di Ancona che ti riserva tante proposte a prezzi incredibili. Mare, montagna, crociere, enogastronomia, vacanze studio o di lavoro. Vieni a trovarci o prenota una consulenza a domicilio. Personale qualificato saprà consigliarti la soluzione perfetta per il tuo soggiorno. Inoltre sul nostro sito internet tante offerte sempre aggiornate. Nasce Criluma, cresce la voglia di vacanza. Siamo in via Sandro Totti 2 ad Ancona. www.crilumaviaggi.com. La banca della provincia di Macerata è giovane e piena di energia. È già forte di esperienze. L'abbiamo voluta così, un faro per le piccole imprese e per i professionisti, un approdo sicuro per le famiglie che meritano serenità, una prospettiva per i giovani. La Banca della Provincia di Macerata è una realtà solida destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Canale Marche SRL, concessionaria pubblicitaria per il gruppo ETV Marche Radio Center Music, ricerca per le Marche agenti di vendita ambo sessi da inserire nel proprio organico. Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 25 e i 35 anni, cultura media superiore, buone doti comunicative, bella presenza. Precedente esperienza di vendita nei servizi costituirà titolo preferenziale. Si offre anticipo provvigionale adeguato, corsi di formazione, inquadramento e nasarpo. Gli interessati possono inviare curriculum dettagliato all'indirizzo email amministrazione@etvmarche.it oppure via fax allo 071 28 67 295. Seconda parte di ETG Marche, ampia pagina sportiva. Cominciamo con il calcio. Ascoli KO al Del Duca contro il Frosinone nella domenica dell'orgoglio bianconero, come l'avevano ribattezzata i tifosi, accorsi allo stadio in 7.000 persone, tifo, coreografia d'altri tempi. Tutto ciò però non è bastato alla formazione di Giordano ad evitare il KO, maturato ad inizio di ripresa con un calcio di punizione di Curiale deviato dalla barriera al 52esimo, quando il Frosinone tra l'altro era rimasto in 10
per l'espulsione di Gessa per doppio giallo. L'Ascoli ha avuto anche l'opportunità di pareggiare al 68esimo dagli 11 metri, però Tripoli ha sbagliato il calcio di rigore che poteva valere il pari. Questo è il quarto errore su 4 compiuto dagli uomini di Bruno Giordano. In Serie D invece, finito in parità il big match 1-1 tra Maceratese e Termoli, con i molisani che hanno chiuso in 8, vittoria allo scadere del Matelica sulla Minternina, 3 punti per la Vis Pesaro in casa con l'Agnonese e per la Jesina nel derby marchigiano contro la Civitanovese, capo invece il Fano a Giulianova. Nell'anticipo invece di ieri 1-1 tra Recanatese e Fermana, solo 0-0 nella prima del nuovo anno per l'Ancona in casa contro il Celano. Fuga rimandata, pareggio scialbo, talmente scialbo che quasi quasi neppure i riflettori dello stadio sono bastati ad accendere questo Ancona Celano. I dorici steccano la prima del nuovo anno, l'inizio del girone di ritorno. Il pari tra Maceratese e Termoli può rendere meno amaro questo panettone, anche perché domenica è programmata la trasferta in Molise. Poche idee, altrettanti tiri, non funziona il nuovo 4-3-1-2 che Cornacchini ha voluto utilizzare nel tentativo di scartavetrare la difesa ospite, la seconda migliore del torneo. I biancorossi invece sono sembrati svuotati e in affanno sia fisico che mentale, nessun lampo, neppure da Bondi o Biso, che invece la differenza l'avrebbero dovuta fare. La squadra di Morganti si limita a un'organizzata difesa nella propria metà campo. Il palleggio dell'Ancona, lento e prevedibile, non produce nulla. Qualche pericolo estemporaneo da calcio piazzato, come al 18esimo, quando su azione d'angolo di Dio scivola al momento di calciare, la mezza girata di Biso viene deviata in corner da Bartoletti. La decisione tattica di non sfruttare le fasce convoglia il gioco per vie centrali. Lì si muove Bondi, al 34esimo lascia partire dalla tre quarti un sinistro centrale che il portiere del Celan non fa fatica a bloccare. Nel nulla del primo tempo si segnala anche una punizione di Bondi, la cui traiettoria non si abbassa e termina oltre la traversa. Le cose non migliorano neppure nella ripresa quando, dopo un quarto d'ora, Cornacchini inizia a cambiare. Vanno dentro in fila Sivilla, Degano e Pizzi. Ancona a trazione anteriore ma ingolfata nel motore. L'unica conclusione verso la porta avversaria è di Didio al 23esimo, sinistro da dentro l'area che sfiora l'incrocio. Troppo poco da parte della capolista per battere il Celano, troppo poco per approfittare del pari all'Elvia Recina e andare in fuga, troppo poco pure per onorare le memorie di Castellani, del super tifoso Ambrosi e della moglie del collaboratore del club Fioravanzo. La differita di Ancona a Celano lo ricordiamo questa sera dalle 22.45 su ETV per chiudere la pagina dello sport, il basket, perché la lotta a salvezza prosegue in A1 per Sutor Montegranaro e VL Pesaro. Montegranaro impegnata ad Avellino, tenta l'impresa anche la Victoria Libertas in casa contro Brindisi, prima in classifica. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo come di consueto che tutte le notizie le trovate pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarche.it. È tutto dunque per questa edizione di ETG Marche. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Buona domenica.